Bisogna chiudere i cicli, non per orgoglio, per incapacità o per superbia, semplicemente perché quella determinata cosa esula ormai dalla nostra vita. Chiudiamo la porta, cambiamo musica, puliamo la casa, rimuoviamo tutta la polvere, smettiamo di essere chi eravamo e trasformiamoci in chi siamo veramente e in chi vogliamo essere. Come dobbiamo fare per chiudere i cicli, per rinnovarci, per iniziare di nuovo? Vi siete mai chiesti quante volte ricadiamo sempre nelle stesse trappole e ogni volta ci ripromettiamo di non ricaderci mai più? È come se scegliessimo di farci proprio del male da soli, sapendo benissimo come andrà a finire. È più forte di noi, però. Siamo intrappolati in un girone infernale e non c'è verso di uscirne. Queste sono le cattive abitudini che ci fanno ammalare. E non so, un tira e molla con dei vecchi amici, con un ex o una ex, con delle false credenze e con un continuo ripensare sempre sulle stesse cose e magari negative. Sono tutte situazioni che ci portano all'infelicità, a una stabilità sia emotiva che materiale. La nostra mente alla fine non se ne accorge che si ritrova in gabbia e praticamente questa gabbia può anche aprirsi, ma noi non riusciamo ad afferrare la verità, la libertà. Un po' perché ci piace proprio rimanere nella stabilità e un po' perché poi in ognuno di noi c'è innata la paura del cambiamento, la paura della novità, no? Chiudere un ciclo della nostra esistenza significa rinunciare, andare per la propria strada senza voltarsi indietro, senza ripensamenti. Vuol dire fare il tutto di qualcosa al quale appunto eravamo ormai ancorati, tutto un bagaglio e buttarcelo dietro alle spalle, lasciarlo andare. Lasciare andare tutto ciò di cui siamo a conoscenza, tutto quello che magari ci dà una certezza, una sicurezza, un po' come la campana di vetro, no? Chiudere i cicli significa anche riuscire a lasciare andare appunto il passato e andare avanti. E vi assicuro che si andrà avanti con qualcosa di meno sulle spalle, anche se poi davanti a noi troveremo l'ignoto. Rinunciare a tutto ciò che ormai avevamo ancorato in noi, nella nostra vita, non è sempre una sconfitta, anzi a volte è necessaria. Non si trova la strada giusta se non si ha la forza di abbandonare quella sbagliata. Rinunciare significa scegliere, decidere cosa seguire tra un passato che ci riguarda, un passato anche doloroso che poi si ripete, un po' come il karma, no? Senza sosta. Un futuro incerto, perché che cosa ci dà questa cosa ripetitiva? Solo incertezza. È importante valorizzare il presente, rendersi conto della situazione attuale del presente e agire per trovare poi la chiave di rifletterci nel futuro, la chiave del cambiamento. Se non capiamo questo primo step, nulla potrà mai cambiare nella nostra vita, insomma. Si rimarrà sempre ancorati nel passato. Questo è il motivo per cui facciamo fatica a chiudere i cicli. Non siamo abituati a vivere nel presente. Siamo sempre proiettati nel domani, oppure il nostro sguardo rimane fisso sul passato, su tutto ciò che ormai abbiamo creato, che è stato, non so, uno ripensa a quel lavoro, a quell'ex, a quell'amica, a quello che ti hanno fatto i genitori, a quello che ti ha fatto quella determinata persona. Come dicevo prima, bisogna chiudere i cicli non per orgoglio, per incapacità o per superbia, ma semplicemente perché quella cosa ormai esula dalla nostra vita.
Chiudiamo la porta, cambiamo la musica, puliamo la casa, rimuoviamo la polvere, che significa non solo la pulizia proprio materiale, ma significa rimuovere la polvere dalla nostra anima, dal nostro cuore. E bisogna smettere, di essere chi eravamo nel passato, ma di trasformarci in ciò che vogliamo fare. A ogni ciclo che si riesce a chiudere è un frammento di noi stessi che recuperiamo, perché chiudere i cicli richiede di saper guardarsi dentro con onestà, significa diventare un pochino più consapevoli, un pochino più consapevoli delle nostre forze, delle nostre debolezze, quindi tutto ciò ci servirà per imparare a conoscerci meglio, quindi a crescere, ad andare avanti, a guardare al futuro. Facciamo adesso tre semplici step per poter chiudere i cicli, perché voi direte: ma come devo fare? Insomma, qualcuno magari ci arriverà da solo, lo capirà da solo, saprà come agire, però non tutti magari hanno quella forza, quello sprint, quell'acutezza di riuscire a capire come fare, come agire. Allora, praticamente la prima fase è quella di non rivolgersi al passato. Come finisce un anno, quindi finisce anche un ciclo. Questo bisognerebbe iniziare a farlo già dai primi mesi dell'anno in corso, però ogni momento durante l'arco è buono per mettere in atto. Bisogna rimuovere dalla nostra mente tutto ciò che è nostalgia del passato, tutti i nostri filtri mentali, tutti i momenti felici del passato. Sono già caduti, cioè quella è storia, quella ormai è andata, non facciamolo ritornare. Bisogna concentrarsi e pensare a quello che stiamo facendo adesso nella nostra vita attuale, quindi esaminare bene come ci ha condizionato il passato, perché ci siamo ridotti in questo modo. Se ora stiamo in questo modo, quindi significa che il passato non era poi così positivo per noi, perché ci ha ridotto magari in condizioni pietose, tra virgolette, in condizioni emotive, insomma, da paura. Quindi prendiamo coscienza che il passato ha prodotto delle situazioni negative e quindi questa è la motivazione per cui ce lo dobbiamo praticamente lasciare alle spalle. Innanzitutto, il passato che cosa ci ha portato? Negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione di quel passato che non è positivo e bisogna cambiarlo. Ok? Il secondo step è l'attesa del presente, cioè quindi allora siamo consapevoli che vogliamo cambiare pagina della nostra vita, vogliamo chiudere quel ciclo negativo, quindi adesso bisogna andare a fondo e vedere come vogliamo impostare la nostra vita. Quindi che cosa facciamo fino a che non arriviamo al traguardo? Questo non significa stare fermi, significa agire. Non so, ecco, mettiamo che il traguardo sia voglio trovare l'uomo, la donna della mia vita, voglio acquistare una casa, voglio cambiare lavoro, voglio essere più positiva, voglio nuove amicizie, voglio pormi nella vita in questo modo. Quindi, non significa stare lì ad aspettare che tutto questo cambi, perché non c'è la fatina di Cenerentola che con la bacchetta magica ci risolve praticamente tutta la nostra esistenza. Diciamo che l'attesa è un momento in cui però dobbiamo stare attivi in ogni modo, sia progettare su carta come vogliamo muoverci per ottenere i nostri obiettivi e sia magari iniziare a fare proprio le mosse, no? Analizzare, riflettere su quello che vogliamo fare. Innanzitutto magari ci dobbiamo concentrare, ricercare il silenzio, che questo ci aiuta a concentrare tutte le nostre energie per trovare appunto la radice del problema.
terzo e ultimo step è proiettarsi, rinascere e proiettare tutta la nostra vita verso il futuro. Questo significa iniziare a muoverci piano piano verso la nuova vita che noi vogliamo, quindi a piccoli passi, no? Come fanno i bambini. Per esempio, non so, togliere le paure. No, fino ad ora non mi sono iscritta in palestra perché ho la fobia della gente, oppure ho paura di essere criticata o criticato. E poi non so che cosa vi posso fare come esempio. Oppure non so, non ho portato il curriculum in quell'ufficio, in quell'azienda perché sì, tanto non mi prendono. In questo modo ragionavamo nel passato, nel futuro, nel qui e ora, nel presente, nel futuro non deve essere così. Cioè, esempio, io adesso preparo il curriculum, tutto per benino, e lo porto a varie aziende. Sicuramente una di queste mi chiamerà. Ecco, questo è il pensiero positivo e questo è praticamente chiudere il ciclo del passato e ragionare in maniera nuova. Oppure sì, a me non me ne deve importare nulla della folla, delle persone che ci sono nella palestra, mi iscrivo punto e basta perché la palestra fa bene nella mia vita, fa bene al mio fisico, fa bene alla mia salute. Quindi prepararci attivamente con il nostro piano e poi l'azione che ci porterà sicuramente a dei risvolti positivi. Quindi non so, ecco, oppure se vuoi trovare l'uomo o la donna della tua vita, cambia atteggiamento, non tornare più su quello stile di persona con quel, non vi parlo, non so, lo stile fisico. Vi parlo di alcuni caratteri. Puntate verso il nuovo, magari una persona con un carattere differente dai vostri precedenti ex potrebbe essere invece una nuova scoperta, una persona positiva per voi. Quindi cambiare atteggiamento, chiudere con tutto il ciclo del passato, con le paure, con le emozioni negative e proiettarsi con il futuro. Vi assicuro che non è semplice. Parecchie persone mi hanno dato ragione, io in prima linea. Appunto per questo, mi sono decisa a fare dei video di questo genere, dove la maggior parte delle volte prendo delle notizie qua e là su alcuni settimanali, ma poi questi articoli li faccio miei. Non faccio il video giusto così per farlo, ma perché magari ho messo in pratica già io questo e posso aggiungere dei consigli da parte mia per quanto riguarda il mio punto di vista, la mia esperienza, in modo che insomma posso magari farvi capire che qualsiasi persona può raggiungere i propri obiettivi se ha fiducia, se ha costanza e se si proietta sicuramente nel qui e ora, tralasciando il passato e progettando un futuro più positivo. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un like. In questo modo io capirò che ti piacciono questo genere di video. Se non sei ancora iscritto, allora ti invito a far parte del mio mondo, il magico canale dei bijou di Rick e Mary. Ah, dimenticavo, condividi il video sui tuoi social se ti è piaciuto. In questo modo ci aiuterai a far conoscere il nostro canale anche a tutti i tuoi amici e ai tuoi conoscenti. Grazie e al prossimo appuntamento.